Irene Petrafese è un'artista che sa cogliere le piccole sfumature, l'essenza della realtà. La sua pittura, più che raccontare il reale immediato, evoca l'anima della realtà, la dimensione più scura della vita e la magia delle cose. In mostra sono esposti più di 20 quadri, i cui soggetti astratti sono caratterizzati da un cromatismo delicato e da un disegno leggero. Nessuna direzione è il titolo della mostra e sottolinea il senso di staticità, l'assenza di valori e la solitudine in cui verte la società di oggi. Vi invitiamo a visitare la mostra di Irene Petrafese alla Sesto Senso Art Gallery, che rimarrà aperta fino al 10 di aprile. Irene Petrafese è una pittrice pugliese, lavora con l'olio di pastelli, ama molto l'espressionismo astratto, una corrente che ha avuto dei grandi artisti come ad esempio Rothko, un pittore che usava molto le campiture quadrate e sfumate nei contorni, nelle tonalità. La Petrafese usa molto le velature. Lo si percepisce anche dai passaggi tonali, insomma, sono quadri grigi dove il blu può essere sporco. Io ho scritto nel mio testo che il blu non è riposante come nell'aria e nell'acqua, ma è il blu del sangue venoso, quello che è sporco di impurità, purtroppo anche sociali. Irene Petrafese ha detto che lei vuole anche simboleggiare la condizione malinconica dei mali sociali che vive l'Italia, una società dove non ci sono valori, dove l'individualismo ed il mercato hanno sostituito l'etica sociale, e questo comporta una malinconia nei rapporti umani, e dunque per questo i colori sono il grigio e l'azzurro sporco. È una pittura che pulsa, che ha una vitalità, ma solo malinconica, solo annebbiata.